Ciao ragazzi, benvenuti in questa vita da milionario. Ciao. Costume shortino, si vede che si muore il caldo, anche la mia tisso si vede che fa caldo. E niente, siamo arrivati al Cliff Diamond. Adesso ragazzi, ne vediamo dove bello. Adesso andiamo al reception. Thank you. Cup. E ragazzi, abbiamo anche la chicca oggi, eh? La Nada innamorata per queste cose. Sono proprio quelle che odio, però vabbè. Sai cosa si dice in questi momenti? Allora. Sì ragazzi, c'è un po' di panico nell'aria perché ci ha detto che anche lui sta continuando a dire che la nostra villa è in alto, cioè nelle montagne praticamente. Praticamente abbiamo sbagliato, non siamo al mare ma andiamo in montagna. Facciamo una vacanza in montagna. Eccoci ragazzi, adesso abbiamo una troupe dietro di noi che ci porta i bagagli. La Nada si sta perdendo, come sempre, d'altronde. Aspettate che sistemo un po'. Nada, ci sei? Qualche scala e tra poco arriviamo alla nostra villa. Sembrava vicino, ma invece c'è l'ascensore, per cui tra poco... Cioè, la chiave apre qua, si apre una porta segreta, tipo Jumanji. E andiamo su un nuovo mondo. Cioè, guardate che spettacolo. Cioè, ma dove stiamo andando, ragazzi? Chi si aspettava un resort della Madonna così? Cioè, ragazzi, guardate che vista, stiamo andando veramente su di brutto. Adesso seguiamo la Nada che ci fa da apripista e ci riporterà sicuramente alla reception dopo. Giusto, Nada? Praticamente ragazzi, aveva ragione il tipo, eravamo in alto. Cioè, che spettacolo è! Che figata! Cap! E ragazzi, il viaggio continua! Il nostro boss, questo qui davanti, guardatelo. Telefono, l'ultimo grido, l'ultimo iPhone, l'ultimo iPhone. Ci ha detto. Nada. Ci ha detto che noi abbiamo la villa più in alto. Pazzesca. E sarà l'ultimo grido come il suo telefono. Mi dicono. O no? Ne vedremo. State qui, tra poco. Vedremo tutto. Ragazzi, siamo arrivati. Wow! Questa è la vista, non oso immaginare, da dentro la nostra villa. Super cool! Adesso seguiamo lei. Thank you! Ci stiamo addentrando dentro questo cammino mistico. La Nada mi ha abbandonato, io seguo la ragazza. Ragazzi, guardate. Continua, questa è la vista incredibile di tutta Patong Beach. La Nada, immagino che se mi giro pensa ancora al telefono. La nostra villa è la 6704 e welcome. Adesso parte la musica.
Sti cazzi, non so che dire. Sti gran cazzi. Va bene. Ah, non è finita. Ah. Questa è la nostra piscina privata. Con la vista. Wow! Eccezionale. E questa è la stanza, ragazzi. Ma che figata! Bellissimo! Cioè, ragazzi, senza parole. No, vabbè. Senza parole. Cioè, Nada, cosa vuoi dire di questa vista? Sono sconvolta. Cioè, mamma mia. Cioè, guardate, Patong Beach. La vista vetro. Il baldacchino assurdo. Vetro, mega piscina privata. Yeah. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Wow. Qui, ragazzi, è il bagno immenso. Yeah. Qua è il bagno, qua la doccia e qui, ragazzi, c'è. Stiamo scherzando o cosa c'è? Cosa? Comunque, ragazzi, siamo andati in piscina fino adesso, abbiamo fatto delle dronate con il drone, appunto, e guardate il tramonto, non so se si vede bene, aspettate che metto, cioè, ma stiamo scherzando, cioè guardate che bomba, cioè, e guardate, aspetta che non mi ammazzo, oh, e guardate Patong con le nuvole sopra loro, cioè, ragazzi, spaziale. Ma in che posto siamo arrivati? Ma quanto siamo fortunati? Ma soprattutto, ma quanto è bella la vita. Ciao. Solo che lei, ragazzi, è la geisha che ci ha servito e questo è il nostro ben di Dio, i piatti, cioè guardate che spettacolo, ma soprattutto l'ambiente, cioè guardate, c'è con il ciliegio rosa sopra, cioè
ma quanto siamo fortunati, cioè guarda quanto siamo fortunati. Non bisogna andare in Giappone, è bellissimo, prossimo viaggio ragazzi in Giappone, per cui se qualcuno del Giappone di voi vi sta guardando potete contattarmi. Volentieri vengo in Giappone. Ciao. Ed eccoci in ritorno dopo la serata. Ora vi faccio vedere io perché Ricky è andato di là a prendere le cose e guardate la vista notturna ragazzi, pazzesco. Buonanotte. Comunque questo sarà un video dedicato alla vita di lusso e chi come noi non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Per 3 giorni, dopodiché. Cioè, si torna, in realtà lavoriamo, però facciamo i fighi come se fossimo dei milionari assurdi. Per cui abbiamo un autista privato che ci porta con la macchina privata, tipo dove essere una Maserati. Perché lui ieri, è lui ragazzi, quello che ieri aveva l'iPhone 14 appena uscito, e questa è la Maserati. Scusate. Ormai si è abituata a iPhone 14, Maserati, dappertutto. Solo cose di livello. Questo sono i nostri vicini, altri milionari lo stesso. C'è forse Bill Gates, hanno detto che è qui in parte. Stasera dobbiamo uscire con Rihanna. Perché andare al giapponese. Dobbiamo andare al giapponese con lei. Qua dicono che ci sia Cristiano Ronaldo, però non si è ancora sicuri perché lui è un po' introverso. E adesso noi arriviamo sulla nostra location, la nostra villa privata, l'ultima, la più bella. Vabbè. Potete entrare proprio qua? Sì. Okay. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. Dopo aver salutato il nostro maggiordomo, perché anche il nostro maggiordomo ormai è diventato anche nostro amico. Ogni tanto facciamo quelle cene assieme perché ha gli ultimi iPhone appena usciti. È l'unico che ha gli iPhone appena usciti. Questa abbiamo la passeggiatina. La passeggiatina. E adesso siamo qua. In the villa. Comunque ragazzi, questa villa è straordinaria e questo significa svegliarsi la mattina in un posto incredibile del genere. Si ha la vista eccezionale su tutta la spiaggia, cioè guardate, questa è Patong Bay. Poi quando ci si alza dal letto si ha questa vista incredibile, la piscina, l'idromassaggio e l'altra vista della città. Poi se si vuole andare in sala da pranzo c'è questa parte che è incredibile, cioè guardate un po', si ha il dondolo, il mega divano,
qua c'è un po' di caos di ieri, sa da pranzo, minibar tutto rifornito e qui frigo assurdo, strapieno di cose all'interno, il piccolo cucinino, cioè ragazzi è qualcosa di straordinario, ma non avete visto ancora tutto. Adesso vi faccio vedere il bagno che è strepitoso. A parte questo, che non avete visto l'entrata, mi ero dimenticato. Cioè, ne vogliamo parlare l'entrata così. Ma dove siamo? Cioè, assurdo. E poi si ritorna dove eravamo prima. Per arrivare in bagno. Cioè, fate voi. Uno, due, tre, quattro specchi. Per arrivare al punto bomba. La vasca immensa e un altro specchio per non farci marcare nulla e poi un secondo altro specchio con il lavandino. Cioè ragazzi, qui è veramente strepitoso. Questa è la vita da milionari, veramente. Grazie ancora da Moncliffe per questa opportunità. Peace. Eccoci, questa è una villa che si può definire una, veramente una villa da sogno. Come potete vedere c'ha di tutto, dall'idromassaggio, l'entrata della piscina privata e dai jacuzzi con la cascata. Questa è la vita e soprattutto infinity pool con vista di Croton Bay. Ragazzi, quello si può dire, questa è veramente una villa da milionari. Quindi, ne mettiamo bene. Eccoci ragazzi, siamo rientrati stasera dopo aver mangiato un sushi eccezionale come sempre e niente, siamo qui sulla nostra villa. Come vedete la piscina e l'idro sono sempre funzionanti. Dobbiamo ringraziare nuovamente il Diamond Cliff per averci ospitato qui e averci fatto vivere veramente come dei milionari su questa villa incredibile. La Nada se ne va a letto e enjoy pura vita. E alla fine, dopo essere stati su una villa da milionari, questo è l'outfit che mi merito. E ce ne andiamo. Miss you, villa. Love you. Peace.